Ma salve, buon godo day, primaverile col caldo day. Ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio delle quattro chiacchiere di godo. Mamma mia, mamma mia. Questo fine marzo, inizio aprile è stato veramente godoso. Calcolate, io sto registrando una marea di video e avete visto che sto cercando di continuare a fare la routine di fare un video più uno shorts al giorno. E ovviamente questa routine di fare un video al giorno più uno shorts al giorno probabilmente mi porterà lentamente alla morte, perché io dormo più o meno dalle 2 alle 3 ore a notte e non fa benissimo alla salute. Però, ragazzi, ne vale la pena andare sull'acceleratore del godo perché le visualizzazioni sono aumentate tantissimo, mi state supportando con moltissimi mi piace. Siamo arrivati quasi a 200 iscritti. Sui social stiamo aumentando, siamo quasi a 100 su Instagram, stiamo andando per 150 su TikTok. Ragazzi, avete presente il meme che girava tanto tempo fa? Se lo ritrovo e lo metto in editing da qualche parte, c'era un meme bellissimo di questo personaggio, no? Che aveva molte cose da fare e levava un cubo con scritto dormire, perché tanto dice non ci faccio niente col dormire, e levava lì per guadagnare spazio e ci aggiungeva, che ne so, guardare anime, leggere manga. Nel mio caso è fare la stessa cosa, levare sonno e mettere editare video per YouTube. È quel meme lì, ve me lo metto tipo qua o qua. Se lo ritrovo, quello sono io in questo ultimo periodo. Ovviamente tutto questo è anche grazie al God Ufficio, incredibile. Non grazie a loro, perché loro non è che mi danno una mano. Infatti, oggi, piccolo spoiler, non vedrete su questo scheletro per due motivi incredibili. Primo, perché li ho messi a editare i video, perché scusate, edito solo io, facciamo un po' lavorare. Eh? E il secondo motivo è che, come avrete visto, questo arco incredibile, New Beginning Arc, sta riportando moltissime serie e non è ancora finita. Questo arco probabilmente sarà uno dei migliori archi dell'anno. Vedrete, perché tornerà finalmente l'anti-show, quindi la seconda puntata dell'anti-show inizierò a registrarla con loro. E infatti, il secondo motivo è che stanno preparando i costumi, le scenette, e inizierò probabilmente a registrarla la prossima settimana. Quindi uscirà anche l'anti-show episodio 2, incredibile. Vi ricordo che sul canale esiste l'anti-show episodio 1 e sono 1 ora e 40. Io, se ripenso al tempo che l'anno scorso ci mise a editare questo video, è 1 ora e 40, cioè sono documentari che durano di meno. Comunque è molto carina, quindi vi consiglio di vederla. Dove intervisto The Rock, cioè mica cazzi, cioè io intervisto, anzi loro intervistano The Rock, io assolutamente mi dissocio da tutto questo e intervistano The Rock, che più canon di così, The Rock con WrestleMania 40, più canon di così, vi consiglio di andare a vedere l'intervista con The Rock fatta l'anno scorso, che è incredibile. E chissà quale personaggio mistico verrà intervistato nella seconda puntata dell'anti-show, che vi ricordo parlerà di robotica, di artificiale. E ne approfitto per ringraziarvi del supporto su tutti i video in generale, da Sapore di Godo a Palworld, a Elden Ring, agli episodi di 4 chiacchiere di Godo. Vi è piaciuto tantissimo l'episodio di Asbin Hotel e sono super contento. Mi sono piaciuti gli shorts, ho fatto lo short su Romix, ci sono andato solamente una giornata, però ho fatto qualche fotina. Vi è piaciuto tantissimo lo short, sono contentissimo. Piccolo spoiler a proposito di Godo vs On The Road, che avete visto che appunto lo short di Romix l'ho messo nella playlist di Godo vs On The Road. Ho lasciato gli altri video perché effettivamente sono iconici, quindi prossimamente farò un'altra piccola gitarella e ci farò un altro piccolo short. E piccolo spoiler: fine maggio, primi di giugno potrei fare proprio una piccola gitarella di qualche giorno e lì ci farò shorts e vi farò un video, perché sarà un'esperienza strana che non ho mai fatto, quindi secondo me potrebbe risultare un video molto simpatico. E ovviamente sempre in questo arco narrativo inizieranno le serie, quelle sus che vi dissi nel video di programmazione del canale, che magari avrete un piccolo spoilerino nella seconda puntata dell'anti-show. E a proposito di 4 chiacchiere, prima di passare a parlare di WrestleMania 40, vi ricordo io ho già registrato un altro episodio di 4 chiacchiere di Godo, poco dopo quello di Asbin Hotel, sul manga sus delle succube, che probabilmente uscirà la prossima settimana. E invece questo video, sto guardando il calendario, dovrebbe uscire domenica 14. Spero di riuscire a farlo uscire per questa domenica. Sapete che mi piace fare le introduzioni sus incredibili, quindi vi ho detto di sus scheda, vi ho detto tutte quante cose belle. WrestleMania 40. Come potremmo definire WrestleMania 40 se non la WrestleMania Marvel? Perché Marvel? Perché questa WrestleMania è stata la cosa più simile a Infinity War e Endgame che la WWE potesse mai creare. È stato fichissimo e va bene così. Il finale di WrestleMania Night 2 è stata proprio la fine di un'era in tutti i sensi. Questa è proprio la fine dell'era Vince McMahon e l'inizio dell'era di Triple H, che porterà un sacco di cambiamenti. Avete visto quanti titoli sono cambiati? Ne parleremo di tutte queste cose belle in questo video incredibile. Però un parere così sus sul momento è stato bello. Sinceramente, ovvio, non sarà stata la WrestleMania perfetta, quella non esiste, ci sarà sempre quella che vi piace di più in un modo, quella che vi piace di un lato, però una cosa la posso dire, io sapete che sono un pochino puntiglioso, questa è stata la WrestleMania che più di tutte ha fatto sentire i fan del wrestling e della WWE a casa, infatti pure io sinceramente mi sono emozionato, ho riso, mi sono divertito, mi sono intrattenuto veramente tanto. È stato bello. È sicuramente una delle più belle WrestleMania degli ultimi anni ed è quella che mi ha fatto dire amo il professional wrestling. E ne parleremo adesso nel dettaglio incredibile. Quindi facciamo una sigla incredibile e si parte. 3, 2, 1.
WrestleMania XL, extra large, extra godo, mamma mia, ci sono stati 14 match divisi benissimo in 7 match a serata. Nel complesso, come vi accennavo prima, è sicuramente stata una delle più belle WrestleMania degli ultimi anni ed è stata sicuramente la WrestleMania che, da fan del wrestling, della WWE, del wrestling in generale, ha fatto godere di più. Tra l'altro, piccola chicca, ho visto tantissima gente che non seguiva più il wrestling da tanto tempo tornare proprio per questa WrestleMania. Quindi voi pensate quanto è diventata mainstream, e ovviamente questo è anche grazie a The Rock, e di questo ne parleremo, incredibile. Però sicuramente non sarà stata la WrestleMania perfetta, ovvio, le mie preferite rimangono 17 e 18 per farvi un esempio, no? Però questa WrestleMania 40 è stata sicuramente una di quelle WrestleMania che, se dovessi fare una top di WrestleMania con il cuore, quelle WrestleMania che ti hanno preso per il pathos, non più che altro per i match e tutto quanto, sicuramente sarebbe tra le prime. È stato proprio una conclusione di un'era. Questo è stato il vero end of an era match, altro che il match con Undertaker e Triple H. Vi ricordate, no, il match di Undertaker contro Triple H con l'arbitro che era Shawn Michaels? Che questo match è stato catalogato come the end of an era, la fine di un'era, perché di fatto poi sia Undertaker che Triple H che Shawn Michaels lentamente avrebbero smesso di lottare. Tra l'altro Shawn Michaels aveva già smesso, però diciamo pure Undertaker e Triple H. Questa avreste meglio, è stata veramente la fine di un'era, la fine dell'era di Vince McMahon e l'inizio ufficiale dell'era di Triple H. E come l'hanno fatta finire è stato incredibile, perché hanno veramente fatto la marvellata, se ci concedetemi la parola, perché hanno voluto seguire l'idea che hanno fatto la Marvel con Infinity War ed Endgame. Perché vi giuro che il finale della Night 1 è esattamente come Infinity War e il finale di Night 2 è come Endgame. Il finale di Night 1, Thanos incredibile, troppo forte, ha sconfitto tutti. Nella Night 1 The Rock e Roman Reigns sconfiggono i nostri eroi, portando conseguenze terribili per quanto riguarda Night 2, esattamente come Infinity War. E Endgame è finita con tutti i nostri eroi che sconfiggono Thanos, e Night 2 finalmente la Bloodline era è finita, Roman Reigns è stato sconfitto, Cody ha vinto il titolo e tutti quanti hanno aiutato Cody, e c'è stato il momento Avengers incredibile con tutti quanti che sono andati ad aiutare Cody. È stato fichissimo. Ma pure l'idea di come hanno buildato Roman Reigns per tutto questo tempo, 1400 giorni da campione indistruttibile. Vi ricordo che Roman Reigns aveva il guanto tipo Thanos, ci avrete fatto caso un sacco di volte, questo guantino bianco. Poi l'idea di aggiungere The Rock come final boss, la Bloodline come unico gruppo fortissimo, ai Cody che è l'underdog hero, ai Seth, ai G Uso, ai tutti quelli che hanno aiutato Cody tutto questo tempo. E tra l'altro, piccola cosa che ho adorato, vi ho citato spesso quanto secondo me tutta questa storyline della Bloodline doveva finire l'anno scorso a WrestleMania 39. Adesso posso dirvi che sì, per quanto l'anno scorso ci sia rimasto male che Cody non abbia sconfitto Roman Reigns, vedere tutto quello che hanno fatto a WrestleMania 40, il build up e tutto quanto, mi fa dire: avete fatto bene, siete stati bravi, avete fatto bene a concludere un anno dopo la Bloodline era, però adesso basta, adesso cerchiamo di andare avanti. E questo sarà un problema secondo me, perché adesso che noi siamo abituati a un sacco di regni lunghissimi che sono finiti, siamo in un'era nuova, vedremo come partirà tutto. Io sono un po' preoccupato per le prime difese di Cody. Ci riuscirà la WWE e Triple H a buildare Cody come il futuro della federazione, a farlo diventare un nuovo John Cena? Wink wink, Cody non diventerà mai il nuovo John Cena, però la nuova face of the company, come lo è stato John Cena per tanti anni, secondo me sì, e se lo meriterebbe anche Cody. È strano, ragazzi, vi giuro. Un commento bellissimo che ho letto su Twitter è stato: vedere il finale di Night 2 di WrestleMania è come vedere la stagione finale di una serie che adori. È vero, è come se avessero proprio buttato tutto, hanno messo tutto lì, e adesso è come quando finisce una serie che adori. Sei un attimo, come dire, ok, ne inizio un'altra, come sarà WWE adesso? Insomma, sono fiducioso che l'inizio della Triple H era è incredibile. Passiamo, ti senti vuoto, esattamente come Endgame. Io ho adorato Infinity War, Endgame, e guarda caso dopo Endgame la Marvel è un po' decaduta, se vuol dire sta cosa, a livello di film e di serie. Cioè l'hype che avevano per Infinity War, Endgame, da fan della Marvel, io l'ho visto che tanta gente che conosco proprio cascato, per dirlo. Quindi io spero che la WWE riesca a rimanere in hype, perché ripeto, tanta gente è tornata a vedere WrestleMania 40 proprio per il main event, per The Rock, per tutto il build up che c'è stato, per il fatto che appunto Vince McMahon è finito, l'era di sua è finita. Con Triple H avremo un sacco di cose nuove. Avete visto che per arrivare a WrestleMania tutto quello che è successo con The Rock è stato incredibile. Quando c'è stata la conferenza con The Rock che ha dato uno schiaffo a Cody, tanta gente urlava l'Attitude Era. No ragazzi, l'Attitude Era non tornerà. Questa l'hanno chiamata la Renaissance Era, quindi l'era rinascimentale. I promo sono diventati più belli da sentire, perché si usano parolacce, si insultano. Avete visto tutto quello che con Drew, Seth e CM Punk? È tornato il sangue con The Rock che ha picchiato Cody. I match sono tornati spicy, vengono pushate le persone
sono giusti, ci sono stati regni lunghissimi che sono finiti con quello di Gunther, Roman Reigns. Quindi sì, nel complesso è stata veramente una buona WrestleMania e sono veramente fiducioso di quello che succederà adesso. Però ovviamente adesso andiamo un pochino più nel dettaglio a parlarvi degli incontri. Night 1 si apre con il match di Rhea Ripley, incredibile, mia moglie, mia wife, mia madre, step on me, lo dico per loro perché stanno lavorando, e l'ho detto, contro Becky Lynch. Non mi aspettavo un match incredibile, superiore al match dell'anno scorso contro Charlotte, e spoiler, ho preferito il match di Rhea contro Charlotte, però è stato veramente un buon match. E vi racconto una cosa, che tra l'altro è uscita sui vari notiziari del wrestling incredibile, questo match poteva essere una disgrazia, perché poco prima del match, Rhea ha avuto un attacco di panico che gli è durato tipo 2 ore, dove stava in un angolo così tremava, e Becky, se non sbaglio, aveva la febbre e un fortissimo dolore alla gola. Quindi questo match è stato abbastanza sfigato prima di partire, sono riusciti a fare l'incontro, ci sono stati degli spot simpatici. Per carità, il problema è che era troppo scontato che Rhea vincesse, capito? Io non ci ho mai creduto neanche un momento che Rhea potesse perdere il titolo. Secondo me Rhea avrà un regno molto lungo, secondo me forse lo perderà al prossimo WrestleMania. Prossima WrestleMania magari Rhea potrebbe perdere il titolo, però io ce la vedo Rhea campionessa almeno per un altro anno, soprattutto perché Judgment Day non è finito, anzi sta continuando come storia, con Damian Priest che è diventato pure campione, insomma. Quindi secondo me Rhea rimanere campionessa per ancora molto tempo. È stato un buon match, bel kick out, mi è piaciuto lo spot finale con Rhea che fa la sua finisher prima sul turnbuckle incredibile, poi la fa su ring incredibile con Mami sempre al top. Quindi sì, buon match. Non so se ho preferito questo o il match tra Bayley e Oskai. Forse a livello di storyline ho preferito il match tra Bayley e Oskai di Night 2. A seguito c'è stato il Super Six Man Tag Ladder Match incredibile per i titoli di coppia, che ha avuto il risultato migliore della vita, perché finalmente i titoli unificati sono stati divisi. Mai più, vi prego, mai più titoli unificati, vi prego, basta. SmackDown deve avere i suoi titoli e Raw deve avere i suoi titoli. Infatti adesso faranno un draft tra il 26 e il 29 aprile, sono molto curioso di vedere, ci sarà pure NXT dentro, quindi sono curioso di vedere come sceghereranno i roster incredibili. Comunque finalmente SmackDown ha i suoi titoli di coppia e Raw ha i suoi titoli di coppia. I team incredibili in questo match assurdo erano Austin Theory e Grayson Waller, DIY, Xavier Wood e Kofi Kingston, The Miz e R-Truth, ovviamente i campioni Damian Priest e Finn Balor, e Pete Dunne con Tyler Bate. Allora, il match è stato molto divertente. Hanno provato a citare i classici TLC belli delle WrestleMania passate, dove c'erano quegli spot assurdi. E ci sono stati dei bei spot, soprattutto quelli che hanno fatto DIY e Pete Dunne e Tyler Bate, con un sacco di tavoli che si sono rotti. Quindi lì ci sono stati un sacco di spot simpatici. R-Truth ha avuto il suo WrestleMania moment. Io vi avevo detto che non ero molto, come dire, nella storia di R-Truth e The Miz. Però anche qui è stata una WrestleMania che, come dire, ha concluso molte storie, ne ha regalato tanto, ha cercato di farti investire molto. Io ci ho visto tanto amore. Quindi alla fine, vedere R-Truth e The Miz che diventano campioni di Raw, va bene. Non avranno un regno titolato lungo 6 mesi, probabilmente dropperanno il titolo tra un mesetto e mezzo, però gli avete dato il suo momento. R-Truth è incredibile, è sicuramente il personaggio comedy per eccellenza per quanto riguarda WWE, sono contento. Tra l'altro ha fatto pure degli spot simpatici, la sua storia anche con la Judgment Day gli se vuole bene, quindi sono contento che The Miz e R-Truth siano di nuovo i campioni di Raw, ma soprattutto sono contento per Austin Theory e Grayson Waller, che mio godo, pensavo fossero andati in malora come i tag team, invece sono diventati campioni di SmackDown. Secondo me potrebbero creare dei piccoli feud interessanti. Sicuramente perderanno anche loro il titolo molto presto contro, secondo me, Randy Orton e Kevin Owens, però anche loro sono contento che abbiano avuto il loro WrestleMania moment, soprattutto Grayson Waller che finalmente ha vinto un titolo nel main roster. Comunque sicuramente un match molto bello. E adesso arriviamo alla doppietta dei match, proprio quelli peggiori di tutta WrestleMania. Il primo match è l'incontro di coppia tra Rey Mysterio e Andrade contro Santos Escobar e Dominic Mysterio. L'anno scorso c'era stato Rey Mysterio contro Dominic e Dominic ha perso contro il padre, e dici vabbè, ci può stare. Quest'anno pensavo facessero un rematch Dominic contro Rey, con magari la carriera di Rey Mysterio messa in palio, e per dare ancora più odio nei confronti di Dominic e Mysterio potevano farlo vincere, mandare in pensione il paparino, che insomma ha un'età Rey Mysterio, e in questo modo Dominic diventava il nuovo Rey Mysterio, no? Invece hanno fatto entrare questo match un tag team e Dominic ha perso di nuovo in un match veramente, cioè in un match da SmackDown, questo parliamoci, è proprio il classico SmackDown tag match. Sono contento per Andrade, che ha avuto la sua incredibile vittoria per WrestleMania. Non è che io adoro Dominic, adoro il fatto che sia un personaggio negativo e che tutti urlino le peggio cose, perché può essere utile in futuro, però ha perso di nuovo, siamo a 2 sconfitte nei confronti del padre a WrestleMania, quindi faranno al prossimo anno l'ultima, non lo so. Il finale molto sus, dove ci sono venuti questi due, ammetto la mia ignoranza, vi metterò in editing i nomi di questi due personaggi incredibili, però a quanto pare sono due campioni incredibili che hanno fatto piazza pulita. Quindi sì, sono passati veramente male Santos Escobar e Dominic Mysterio. Sono contento
per Zelina Vega, perché adesso ha fatto pace con Andrade. Sono contento che abbia vinto Rey Andrade, però allo stesso tempo devono vincere i cattivi, quindi un po' così. E poi ovviamente quello che forse è veramente il match peggiore di tutta WrestleMania Night 1 e Night 2, che è Jimmy Uso contro Jey Uso. Allora, questo match aveva anche una build up simpatico, perché faceva sempre parte della storyline della Bloodline incredibile. La WWE aveva pushato questo match come, sai, no, ogni tanto a WrestleMania capita che ci sono i match tra fratelli. C'è stato il match tra Bret Hart e Owen Hart, tra Matt Hardy e Jeff Hardy. Quest'anno era il match tra Jimmy e Jey Uso. Però il match è stato veramente brutto, ma brutto, brutto. Cioè, ditemi voi una mossa che hanno fatto che non è un super kick. C'è gente che insulta gli Young Bucks che usano tante volte il super kick. Ragazzi, questo match ha solo super kick. Non sto scherzando. Poi parliamoci chiaro: Jey Uso è un wrestler superiore a Jimmy, perché ha anche avuto più tempo per lottare, di fatto è pushato anche come single star. Jimmy non è allo stesso livello del fratello. Quindi sono contento che abbia vinto Jey Uso per il godo. Meno male, pensavo facessero perdere. Gli avete regalato almeno una vittoria per WrestleMania, mamma mia. Adesso lui sarà il number one contender al titolo di Damian Priest. Quindi sono contento che venga pushato Jey Uso. Però veramente è un match brutto, 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 brutto. Però sono contento che ha vinto Jey Uso. E la cosa più carina del feud tra Jey Uso e Jimmy Uso a WrestleMania è il finale di quello che è successo a Night 2, quando Jey Uso ha attaccato Jimmy e hanno fatto la spear dalla scalinata su un tavolo. Quella è stata la cosa più divertente. Match brutto, forse peggiore di tutta WrestleMania, ma sono contento che Jey abbia vinto. Poi c'è stato il Six Woman Tag incredibile con Jay Cargill, Naomi e Bianca Belair contro Damage Control, Dakota Kai, Asuka e Kairi Sane. Sicuramente match superiore agli ultimi due. Sono contento che Jay Cargill abbia fatto il suo debutto a WrestleMania e abbia avuto il suo momento di gloria. Sono contento anche per Naomi. E soprattutto, piccola nota tecnica che non so in quanti di voi sanno: sapete che Bianca Belair sta cominciando ad avere una streak a WrestleMania? È la quarta WrestleMania che Bianca Belair vince un incontro. Quindi non so se in futuro WWE potrebbe pushare questa cosa e farla diventare una streak all'Undertaker, tra molte virgolette. Però è interessante: 4 WrestleMania consecutive. Se non sbaglio, pure Rob Van Damme ce ne aveva 4. Però magari potrebbero usarla in futuro. Magari il prossimo anno Bianca potrebbe dire: ah, io sfido la campionessa X perché intanto io sono imbattibile a WrestleMania. Potrebbe essere una cosa simpatica. Sono contento che il gruppo di Jade Cargill abbia vinto. Avete visto, Jade Cargill è assurda. Passiamo agli ultimi due match incredibili. Prima del main event c'è stato probabilmente match of the night 1 e forse anche di night 2, cioè Sami Zayn contro Gunther. Questo match è incredibile. Tra l'altro c'era una parte di me che avrebbe voluto che Gunther rimanesse campione, perché mi piace da morire il fatto che lui sia il miglior campione intercontinentale della vita. Ha reso con la cintura più importante del peso massimo per quanto mi riguarda. I suoi match sono tutti bellissimi. L'unica cosa, ve lo dico con il cuore, io sono contento per Sami Zayn, adoro Sami Zayn, lo seguo da quando era il generico, con Kevin Steen, incredibile. C'erano anche altre due persone che avrebbero meritato il posto suo. Uno è Sheamus. Il regno di Gunther è iniziato con due vittorie su Sheamus che sono state incredibili. Tra l'altro Sheamus sta per, insomma, non dico che si stia ritirando dal mondo del wrestling, però pure Sheamus non è che ancora può fare wrestling per tanti anni. Diceva di avere anche altri progetti fuori dal mondo del wrestling. E l'ultimo titolo che gli manca per diventare un Grand Slam Champion è proprio il titolo intercontinentale. Quindi secondo me una vittoria di Sheamus al posto di Sami Zayn gli avrebbe fatto tanto. E l'altro è Chad Gable. Lo so, sarò scontato, ma Chad Gable meritava tanto, eh. Hanno fatto diventare questa storia un po' come i film di Rocky, però Chad Gable meritava tanto di vincere quello, il titolo intercontinentale. L'hanno scelto Sami Zayn. Ripeto, sono contento per Sami Zayn, adoro Sami Zayn. Il match è veramente assurdo. Gunther che ha fatto un sacco di powerbomb, Sami Zayn che continuava ad alzarsi ad ogni colpo che Gunther facesse. Veramente bello. E ovviamente lo spot finale, ragazzi, che è la vecchia finisher che Sami Zayn usava in Ring of Honor, il super brainbuster dalla terza corda, assurdo, e poi due aluaki per mettere Gunther down. Io vi ricordo che Gunther ha avuto un regno di 666 giorni da campione intercontinentale, e questa è la prima sconfitta vera in 2 anni che è nel main roster. Un achievement importante per Sami, un achievement importante per Gunther. Io spero adesso cominci ad andare verso i titoli più alti, tipo il titolo dei pesi massimo, o magari un bel feud con Cody Rhodes, che però perderà, perché io non ci credo mai nella vita che Cody perda subito il titolo contro Gunther, incredibile. Magari potrebbe diventare anche Mr. Money in the Bank quest'anno, io la butto così. Bellissimo prima dell'incontro con Sami Zayn che abbraccia la sua ragazza, con Kevin Owens che lo incoraggia. Bel match, emotivamente ci siamo. E poi arriviamo al main event, che è The Rock e Roman Reigns contro Seth Rollins e Cody Rhodes in un tag team match, con la stipulazione che se Roman Reigns e The Rock avessero battuto Cody e Seth, il match a Night 2, quindi Cody contro Roman 2,
sarebbe stato un Bloodline Rules match, quindi tutti potevano fare quello che volevano, nel senso è questo. Questo match l'ho adorato, lo so, non è il tag team match più bello della vita, ma è stato Infinity War. Tutti erano con i face, anche se, diciamo la verità, tutti sapevano che Cody avrebbe perso, tutti lo sapevano, però ci hanno fatto credere che potesse vincere questo match. Hanno fatto la brawl in mezzo alla folla e concedetemi di dire una cosa, questa Randy The Rock è la migliore che lui abbia fatto dal 2002-2004, quando The Rock era heel all'epoca. È incredibile, quest'uomo ha dato tutto in questo wrestling, mi ha dato tutto. Il suo final boss character è bellissimo, tutti i suoi promo sono incredibili, il suo promo con Cody è incredibile, il feud con Roman Reigns che ci sarà il prossimo anno sarà fighissimo, il feud che ci sarà con Cody per SummerSlam sarà incredibile. Rock ha dato tutto, e c'ha un'età The Rock, parliamoci chiaro, però fisico ce l'ha ancora, uno di quelle persone che ha il dono di regalare una mossa. Cosa intendo? In un incontro c'è quello che dà la mossa e quello che la riceve. Quello che riceve la mossa si chiama, si può dire in termini di wrestling, sell, cioè vendere, no? Quindi come tu fai vendere la mossa al pubblico, ok? The Rock ha questo dono da sempre, quindi quando tu fai una mossa a The Rock riesce a fartela arrivare al massimo. Vi ricordate quando The Rock subiva la Stone Cold Stunner da Stone Cold? Ci sono stati alcuni spot in questo match, tipo lui che sbatte la testa, pum, e si ribalta. Bellissimo lo spot di Cody che gli fa la Rock Bottom sul tavolo, lui che dice all'arbitro, ah, se continui a contare ti licenzi, tu non sai con chi hai a che fare, perché effettivamente lui è il capo. Gli ultimi due match di Night One sono stati veramente il godo, ed è stato esattamente come Infinity War, quando loro due vanno via con lo stesso inquadratura di Cody, triste, bellissimo, con loro che tu pensi, ma riuscirà Cody a diventare campione, come quando appunto Thanos aveva sconfitto tutti quanti, no? Con lo snap incredibile, no? E arriviamo a Night 2. Night 2, che forse anche supererà a Night 1, apre con una cosa che mi ha fatto morire dal risale e divertirmi. Il match per il titolo di Resistance tra Drew McIntyre e Seth Rollins. Questo feud, grazie anche a CM Punk, gloria a CM Punk, è diventato più spicy man a mano che le settimane andavano avanti. E sicuramente il personaggio che Drew sta portando adesso, quindi questo super heel, gli sta facendo veramente tanto. È forse uno dei suoi migliori personaggi che ha fatto. Il match in sé è molto simile agli altri match che abbiamo visto tra Drew e Seth. Tutti volevano che Drew vincesse e che Drew avesse il suo momento a WrestleMania. Uno spot esilarante. È stato Drew che a un certo punto prende il telefono di qualcuno. Non mi ricordo se il suo telefono o il telefono di un fan, e twitta in diretta su Twitter, mi sto annoiando al lavoro, una cosa del genere, ve lo metto qua. Seth Rollins tra l'altro MVP assoluto di tutta WrestleMania, forse con The Rock MVP totale, cioè viene sconfitto la sera prima, perde qui e poi prende le botte pure nel finale della 2, cioè fate riposare quest'uomo per un paio di mesi. Comunque alla fine un sacco di claymore incredibile e Drew finalmente diventa campione in un buon match, ha il suo momento di gloria che dura 5 minuti, va da CM Punk, CM Punk snappa, colpisce Drew, lo mena tantissimo, dopo che l'ha menato un pochino parte la musica della Judgment, arriva Damien Priest, colpisce Drew con la valigetta, lo butta sul ring, chokeslam incredibile, Damien Priest è il nuovo campione di questa. Sono contento per Damien Priest, che tra l'altro è il primo campione, se non sbaglio, puertoricano da tipo 30-40 anni, che è assurdo. Se lo merita, perché quante volte nei video scorsi vi ho detto che la WWE stava gettando la spugna con Damien Priest. Fino all'anno scorso era, oh mio Dio, lo facciamo campione, poi non l'avrò mai fatto campione. Quindi meno male che se lo sono ricordati. Altra cosa carina, Seth Rollins aveva usato il Money in the Bank a WrestleMania per diventare campione. Guarda caso, tanti anni dopo, Seth perde il titolo, vince un altro, e Damien Priest fa la stessa cosa che ha fatto Seth. Molto carina questa cosa. E vi dico una cosa, io vi ricordo che a giugno, se non sbaglio, giugno e luglio, c'è un pay-per-view che si chiama Clash of the Castle, che c'è stato pure l'anno scorso, che è in Scozia, se non sbaglio, che è la terra natia di Drew McIntyre. Vedrete che Drew vincerà il titolo lì, davanti a tutta la sua famiglia, a tutto il popolo che lo adora, vedrete. Secondo me il regno di Damien Priest durerà 2-3 mesi e poi Drew diventerà campione veramente. E a SummerSlam potremmo avere Drew contro CM Punk, che potrebbe essere tanta roba. Poi c'è stato un six-man tag street fight incredibile tra il team di Karrion Kross e il team di Bobby Lashley. Allora, questo feud non so a quante persone interessasse. Carino che hanno messo come arbitro speciale Bubba Ray. Diciamo il match debole della Night 2 è stato sicuramente questo. Il finale è stato carino con oh, give the table, no? Sapete, no? Quando c'è Bubba Ray Daldry nel ring, i tavoli devono essere rotti, seppure messo gli occhialetti sus. Quindi carino lo spot finale con la frog splash sul tavolo. Io non so cosa faranno con Karrion Kross. Se io fossi uno di quelli che scrive le storyline, io prenderei Karrion Kross e lo lancerei alla velocità della luce dentro NXT e ce lo farei stare per anni, perché quest'uomo ha bisogno di tornare come era una volta. Prendete il gruppo di Karrion Kross con Scarlett, mettete tutti quanti NXT, fate vincere i titoli a queste persone e vedete se hanno speranza, perché Karrion Kross, madre del godo, se ha bisogno di aiuto. Nessuno crede più che questo uomo possa vincere
vincere, non posso diventare campione. Nessuno, la credibilità sotto zero. Mi ricorda Dijak prima che venisse lanciato in NXT, adesso è diventato un creativo, fa dei match assurdi. Spero vinca qualche titolo anche lui. Il match debole della serata 2. Poi c'è stato la Knight contro AJ Styles. Allora, pure qua, il build up di questo match è stato molto bello, molto up to date, sai, no, che sono scontrati dentro casa. Insomma, è stato un feud molto potente. E diciamo che il match da loro due è stato sicuramente meglio del match di prima. Mi è piaciuto molto, se ne sono date di santa ragione. Carino lo spot sul il cemento incredibile, che sapete quando un wrestler subisce un colpo sul cemento, oh mio Dio, è infortunato, perderà sicuramente. AJ Styles, nonostante l'età, ha ancora un fisico, mamma mia, e può fare ancora tanta roba. Infatti io spero inizi un feud con Cody Rhodes, tantissima roba. Per quanto riguarda la Knight, io ve l'ho detto in tanti video fa, ve l'ho detto pure loro, io avrei voluto a questa WrestleMania LA Knight contro Logan Paul per il titolo degli Stati Uniti, con LA Knight che aveva il suo momento a WrestleMania diventando un nuovo campione. Probabilmente questa cosa la faranno a SummerSlam, che dovete fare. Io l'avrei fatta a questa WrestleMania perché la Knight merita di vincere un titolo. Io sto ancora aspettando il push di la Knight, la gente adora quest'uomo, quindi che vogliamo fare da WWE? Speriamo bene a SummerSlam. Carino il finale con LA Knight che fa cadere AJ sulle corde e gli fa la sua mossa finale. Un buon match, sinceramente sono contento. Il feud probabilmente continuerà a Backlash. E poi c'è stato il match di Logan Paul contro Randy Orton contro Kevin Owens per il titolo degli Stati Uniti. Io ho pregato il godo in ogni momento che Logan Paul perdesse il titolo, perché sinceramente a me l'idea che Logan Paul abbia il titolo mi fa cagare, ve lo dico col cuore in mano, lo so, a livello di mainstream, di popolarità, dare il titolo a uno come Logan Paul porta views in WWE, ok, quello che vi pare, ok, anche che Logan Paul è talentuoso, quello che vi pare, però Logan Paul rimane una celebrity, ok, che fa dei match incredibili, potete dire quello che vi pare, che è talentoso, quello che vi pare, però io odio il fatto che a WWE regali i titoli a persone che non sono full time in WWE. Già i part timer, a me in generale, che diventano campione e spariscono per 3 mesi, se non mi stanno simpatici, ma poi non è neanche un wrestler, gli avete dato per 3 mesi e lasciate vincere Kevin Owens, così almeno poteva celebrare con Sami Zayn che ha vinto il titolo intercontinentale, e Kevin Owens il titolo degli Stati Uniti, potevano celebrare e fare una cosa carina, oppure fatelo vincere a Randy Orton, no, e invece Logan Paul rimane campione. Io spero perda il titolo il prima possibile e torni a fare match ogni tanto senza titoli in palio, per favore, il godo mi aiuti. È stato divertente il match perché Kevin Owens e Randy Orton sono molto carini come tag, io ho adorato tutti i momenti che hanno picchiato Logan Paul, quindi io godevo tantissimo. E c'è anche quest'anno stato il momento prime, cioè vi rendete conto, l'anno scorso c'era stato lo spot che sotto il costume della bottiglia prime c'era Xai, se non sbaglio, quest'anno sotto la bottiglia c'era I Show Speed, boh, gli hanno fatto un archeio sul tavolo, bellissimo il calcio che Randy Orton gli ha dato, che secondo me gli ha fatto pure male, bellissimo lo spot dell'archeio volante tra virgolette su Kevin Owens e Logan Paul vince. Match carino, divertente, divertente quando hanno picchiato Logan Paul, e LA Knight spero sia colui che distrugga i sogni di Logan Paul, potrei godere tantissimo. Poi c'è stato il match ovviamente tra Bayley e Io Sky che vi ho citato prima, con finalmente Bayley che anche lei ha concluso la sua storia, ha avuto il suo momento a WrestleMania, il feud è stato molto bello, tutta la serie di Damage Control che tra l'altro è durata quasi più di 1 anno e mezzo, quasi 2 anni questa storia, forse l'ho preferito al match di Rhea e Becky Lynch perché ero più investito nella storia, perché volevo che Bayley vincesse questo titolo. Non è diventata proprio face, non è tornata con la gimmick degli abbracci alla Diwagi incredibile, però ha avuto la sola entrata sus, ha riusato il Bayley to Bayley che non lo usa veramente tanto tempo. Io Sky è incredibile, probabilmente avranno un rematch in futuro, sono contento. Per quanto riguarda Io Sky non so cosa succederà adesso, dalla regia mi dicono che Bianca Belair potrebbe diventare heel e attaccare Bayley a SmackDown, comunque sì, sono contento per Bayley, buon match. E arriviamo l'endgame main event, forse uno dei main event più assurdi degli ultimi anni, Roman Reigns contro Cody Rhodes 2 Bloodline Rules match. Questo match è stato bellissimo, è stato come il finale di Endgame, con tutti quanti contro Thanos, qui erano tutti quanti contro la Bloodline, tutti erano con Cody. Roman Reigns ha tutto il mio rispetto, ha retto letteralmente sulle sue spalle a WWE per 3, quasi 4 anni, è stato un main event di WrestleMania per tutti questi anni, il suo regno era ricordato vicino a quello di Hulk Hogan, era ora ragazzi, era ora che questo regno titolato finisse. L'ho preferito al match che hanno avuto l'anno scorso, per build up, per storyline e tutto, un sacco di kick out, cioè a un certo punto si facevano spear, mosse incredibili in tag, Cody è passato come Iron Man, resistenza assurda anche per Roman Reigns, e ovviamente la parte però più bella di questo match, il finale, è stato incredibile perché a un certo punto Cody sta per vincere e arriva Jimmy Uso, musica, arriva Jey Uso, combattono tra loro due, Jey Uso fa una spear su Jimmy sulla scalinata su un tavolo e loro due sono out, continuano il match, Cody sta per fare di nuovo la mossa su Roman Reigns, arriva solo
lo so co, che aiuta Roman Reigns a fargli un sacco di mosse incredibili, ma Cody continua a fare kick out su queste mosse. Tra l'altro bellissimo che solo si arrabbia con Roman dicendo no, finiscilo, finiscilo. Musica, arriva John Cena, che io vi ricordo che solo aveva sconfitto John Cena l'anno scorso, se non sbaglio, a quel pay per view in Saudi Arabia, e da allora John Cena non si era più fatto vedere perché era stato sconfitto tantissimo, un sacco di colpi, ed è tornato fortissimo. Attitude adjustment su Roman Reigns, attitude adjustment su solo Sokoa sul tavolo, e solo Sokoa è andato. Suona la musica di The Rock, The Final Boss is Here. Ho adorato l'inquadratura tra The Rock e John Cena. John Cena che fa prova a colpire The Rock, rock bottom di The Rock su John Cena, incredibile. È il momento di colpire Cody. Musica dello Shield, il gruppo con Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns, che guarda caso costerà tutto a Roman Reigns questa cosa. Dov'è Seth Rollins? Dov'è Seth? Sta provando a entrare su ring con una sedia, ma Roman Reigns colpisce Seth. The Rock tutto contento dice ah, questo era l'ultimo che poteva venire ad aiutare Cody, sta per preparare a colpire Cody. Tong, il ritorno di Undertaker. Allora voglio dire subito una cosa, lo so, anche io avrei voluto Stone Cold Steve Austin, perché per tutta la faida con The Rock aveva molto senso, però ricercando negli annali storici in realtà Undertaker ha un legame molto più forte di Stone Cold in questa storyline incredibile, perché tantissimi anni fa Undertaker è stato colui che ha sconfitto il padre di Cody, Dusty Rhodes, in un torneo per diventare campione. All'epoca Undertaker è il simbolo di WrestleMania, quindi quando The Rock diceva di essere il final boss anche di WrestleMania, ha senso che Undertaker, che è il final boss di WrestleMania, venga e faccia una cosa del genere. Quindi appare Undertaker, chokeslam su The Rock, boom, luci vanno via, rimangono finalmente solo Roman Reigns. E qui c'è probabilmente la mia scena preferita di tutta WrestleMania 40. Roman Reigns alla sedia. Da una parte c'è Cody e da una parte c'è Seth Rollins. Rimangono solo loro. Potrebbe colpire Cody, mettere fine a Cody e rimanere campione. Oppure, ed è la scelta che fa, colpire Seth esattamente come Seth ha fatto con Roman Reigns tantissimi anni fa, quando lo Shield si è rotto. Roman Reigns non ha mai dimenticato l'attacco di Seth. E questa cosa gli è costata il titolo, che colpisce Seth, si distrae, Cody fa tre crossroads incredibili e diventa il nuovo campione. Sono venuti tutti quanti a celebrare Cody come ogni WrestleMania, WrestleMania 10, WrestleMania 20, WrestleMania 30 e adesso WrestleMania 40. Ogni 10 c'è il momento dove il babyface deve vincere e inizia una nuova era. E per concludere vi voglio dire qualche piccola news che mi sono scritto questa mattina prima di fare il video, visto che poi non vi potrò dire cosa succederà a SmackDown. Se succedono delle cose incredibili ve le metto in editing adesso. Sarà successo qualche cosa? Lo saprete solamente voi, oppure non è successo niente. Prima cosa, proprio per quanto riguarda il fatto della nuova era, vi faccio notare che Stephanie McMahon è tornata a introdurre Night 2 di WrestleMania, che non si vedeva per i problemi che ha avuto col padre. Due cose: sono stati citati Edge, Daniel Bryan, tutte superstar che non sono più in WWE ma in altre federazioni. Questo vi fa capire come non ci sia più il tabù che oh mio Dio, non fai parte da WWE, non puoi essere neanche nominato come sotto Vince McMahon. E l'altra cosa sicuramente è stato il fatto che non si parla più di Sport Entertainment, che era la cosa che Vince McMahon adorava, ma finalmente si chiama Professional Wrestling. Infatti Michael Cole ha urlato finalmente il Professional Wrestling è tornato, per farvi capire che l'era di Vince McMahon è finita e adesso le cose stanno cambiando veramente bene. Giustamente voi starete pensando, adesso la Bloodline è finita perché The Rock per un po' non si vedrà perché deve andare a girare un film, Roman Reigns per un po' non si vedrà, rimane solo Sokoa e Jimmy Uso. La Bloodline sarà finita, vero? E me sa di no, perché inizierà la Bloodline 2.0, ragazzi. Vi ricordate che vi avevo raccontato di Jacob Fatu, che è un wrestler che stava nella MLW, un wrestler assurdo, sempre della famiglia di The Rock? Bene, ha firmato con la WWE, quindi potrebbe debuttare insieme a Tama Tonga. Incredibile, anche lui che ha combattuto per anni in New Japan potrebbe crearsi una nuova Bloodline con Jacob Fatu, spero, come leader, perché lui è incredibile. Vedetevi i match di quest'uomo, sono assurdi. Cody deve cominciare a stringere le ciapette, che non perda il titolo subito, la butto così. L'ultima chicca, quello che è successo a Raw Post WrestleMania, che è stato un po' normale, ormai non c'è più quell'hype nei confronti del Raw Post Mania come tanti anni fa, ormai questa cosa si è persa purtroppo col tempo. Comunque voglio citarvi il fatto che John Cena ha fatto un piccolo incontro con The Miz e R-Truth e non potrà più partecipare a WWE fino a Natale perché deve filmare molte cose. Però ha detto, testuali parole, che il prossimo anno, se riesce a liberarsi, ci sarà la sua ultima run in WWE. Quindi chissà come sarà la run di John Cena. Io lo vorrei far diventare heel come The Rock per la sua ultima run, come fece Hulk Hogan. Sarebbe molto bello e spero vinca un titolo per rompere il record di Ric Flair, magari a WrestleMania 41. Sarebbe molto bello. Poi appunto del draft, che ci sarà tra il 26 e il 29 aprile, c'è stato il promo battle tra Cody e The Rock per un futuro match
a SummerSlam tra loro due. E c'è stato questo momento assurdo con The Rock che ha messo in mano a Cody qualche cosa. Alcuni dicono che possa essere un orologio di Roman Reigns per far capire che ormai Roman Reigns è andato, oppure l'anello della Hall of Fame del padre di Cody, di Dustin Rhodes, per far capire che il feud continuerà, oppure la più bella di tutte è che sia l'anello di MJF e che MJF debutterà sotto la tutela di The Rock. Sarebbe incredibile. Cargill che potrebbe andare a Raw, questa cosa molto sus con il draft, e poi che il feud con CM Punk e Drew continuerà probabilmente fino a SummerSlam. Quello che è successo a SmackDown non ve lo posso dire perché non l'ho visto. Direi che questo video assurdo, saranno 40 minuti come minimo, può finire qua. Spero vi sia piaciuto questo mega video incredibile. Le quattro chiacchiere torneranno con il video sul manga sus incredibile, poi ci sarà la puntata dell'anti-show, nuovi format incredibili e tanti video nuovi succosi su questo canale incredibile. Ovviamente anche serie, perché infatti usciranno probabilmente anche i primi due video di Genshin Impact, quindi non mancheranno contenuti su questo canale incredibile. Io vado a pranzare che ho una fame bestiale, che godo secondo voi, e ci vediamo prossimamente.